Voglio poi mostrarvi un'altra resurrezione, la più potente di tutte, forse, e quella anche più realistica, tanto che per chi non la conosce potrebbe perfino venire in mente il nome di Caravaggio, perché c'è una energia vitale che è propria di questo pittore, ma che ha qualcosa di così vero, di così imminente, che sembra di poter assistere veramente a quello che sta accadendo, sembra di essere presenti, spettatori, questa volta con i soldati che vedono questo spettacolo e sono assolutamente sgomenti, sono attoniti. Si tratta del politico Averoldi nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso a Brescia, dove al centro vediamo un Cristo che sta alzandosi con grande energia, tenendo lo stesso vessillo che abbiamo visto nella mano del Cristo di Piero della Francesca, e con un corpo atletico, un corpo potente, sembra vincere le forze della natura e salire, ma rimanendo un corpo reale, fisico, nulla che richiami l'antico, la potenza statuaria che in fondo ha il Cristo di Piero della Francesca, è una statua antica, è un kuros. Viceversa, questo è un uomo, una persona che ha una grande energia e che con la sua stessa forza riesce a salire, a portarsi verso il cielo, che non è però un cielo della mente, non è un paesaggio, non è il cielo di Dio che ti accoglie, non è una luce assoluta, è un cielo al tramonto, un cielo tempestoso, un cielo drammatico, un cielo come mai si era visto. Tiziano ha superato se stesso. I cieli veri che stanno sulla laguna di Venezia o che stanno nella pianura padana, qui lui si è spostato, Tiziano è passato a Brescia, quei cieli che noi vediamo ancora sono i cieli striati di luci rosse contro cui appare questo Cristo potente, questa pura energia. E qui sembra dirci che tra la condizione umana e quella divina non c'è differenza. Era potente e grande Cristo sulla terra e potente e grande Cristo nel cielo, ma è lo stesso, non cambia. E lo sappiano gli uomini, perché lo sta dicendo ai soldati che dovevano controllare e vigilare il suo sepolcro. Sono lì in controluce, sono in penombra, e lui invece è sopra di loro a far sentire la sua assoluta potenza, come un combattente che supera ogni ostacolo, che vince ogni battaglia. E intorno tutto quello che è importante nel racconto dei momenti salienti della sua vita. L'Annunciazione, un angelo bellissimo che parla da una parte all'altra, come da una finestra di un palazzo all'altro, alla Vergine. E poi un santo armato che sembra volere, come appunto una figura di combattente, dare manforte, ma quasi non guardando, non voltando lo sguardo a Cristo, ma a noi. Come dire, ci sono i soldati che devono guardare Cristo e ci sono io che devo difendere voi stando sulla terra. Quindi un soldato per gli uomini. E dall'altra parte un uomo come nessuno è mai stato, in abbandono assoluto, forse la più meravigliosa figura di nudo maschile di un San Sebastiano, che sta attaccato con una corda a un albero e ha la stessa energia, ma come vinta, come sconfitta, di un corpo che penzola all'albero, del Cristo che invece è in una performance formidabile di vitalità, è pronto a qualunque combattimento. L'uno combatte, l'altro è stato vinto. E dialogano fra loro. La scena centrale, quella della resurrezione, che non ha nessun rapporto con quella in cui si vede San Sebastiano, fa sentire però due dimensioni diverse del corpo, corpi forti, potenti, ma di un uomo che è vinto, ed è un martire cristiano, e di una figura che rimane un uomo ma che vince per noi e ci porta nella sua vittoria. Noi abitiamo la battaglia con lui e quella battaglia vinciamo con lui e lui per noi. Forse di tutte le resurrezioni, quella di Tiziano è quella che ci dà maggiore fiducia, maggiore rassicurazione, maggiore fede.